Dopo 4 settimane di addestramento, alla fine della settimana successiva al giuramento, la maggioranza degli alpini lascia il battaglione per raggiungere i reparti di assegnazione, dove trascorrerà il resto del servizio militare. Thank you.
signore, egregi signori, buongiorno. Il 18° Reggimento Edolo porge il più cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti. Un sentito ringraziamento ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini e delle associazioni combattentistiche d'arma e da tutte le autorità che, con la loro presenza, conferiscono particolare solennità alla cerimonia. Inoltre, un cordialissimo saluto ai parenti ed amici delle reclute del 10° Scaglione 1997, che con affetto stringono in un ideale abbraccio il reggimento in cui sono inquadrati i loro cari. Nell'ordine sono schierati: fanfara della Brigata Alpina Tridentina, 18° Reggimento Edolo su 50° e 51° Compagnia Alpini. Reggimento ed in! Beretta! Giù! Reggimento in! Il comandante del reggimento assume il comando dello schieramento. I reparti in armi gli vengono presentati dal comandante di battaglione. Onore al comandante del 18° Reggimento Edo. Reggimento! Reggimento! Oso! Massimi onori alla bandiera di guerra del 18° Reggimento Edolo, che si inserirà nello schieramento.
Le decorazioni che brillano su essa sono testimoni dello spirito di sacrificio e di amor patrio che nel passato hanno contraddistinto gli alpini dell'Edro e che, sicuramente inalterati, animano i giovani che oggi si accingono a prestare il giuramento di fedeltà alla patria e alle istituzioni dello Stato. Sul vessillo fanno mostra di sé una croce di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia per il comportamento tenuto nel corso della Prima Guerra Mondiale, due medaglie d'oro al valor militare per la campagna di Grecia e di Russia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, una medaglia d'argento al valor militare per la splendida condotta del battaglione nei combattimenti sostenuti nell'ottobre 1912 nel corso della campagna di Libia, una medaglia d'argento in ricordo del soccorso prestato alle popolazioni colpite dal terremoto calabro siculo del 1908. Il reggimento presenta le armi e viene eseguito l'inno nazionale. Nel ricordo di quanti si sacrificarono, meritando alla bandiera le decorazioni di cui si fregia, rendiamo tutti onore al massimo simbolo dello Stato, levandoci in piedi ed osservando il più rispettoso silenzio. Divento! Onori alla bandiera di guerra del 18° reggimento Edolo. Comandante della Brigata Alpina Tridentina, generale Luigi Rossini, che passerà in rassegna lo schieramento. Onori al comandante della Brigata Alpina Tridentina. Thank you.
ha luogo ora la fase più culminante e significativa della cerimonia, il giuramento dei giovani alpini del decimo scaglione 1997. La bandiera di guerra prenderà posto di fronte ai reparti. Regimento! Vedi! A me la bandiera! Scaglione 1997. Non sono trascorsi che pochi giorni da quando siete entrati per la prima volta in questa caserma ed ora siete già schierati in armi per proclamare dinanzi alla fluridecorata bandiera di guerra del 18° Reggimento Edolo il vostro giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Testimoniano l'importanza di questo momento la presenza del generale comandante della Brigata Alpina Tridentina, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma e quelle dei vostri cari, venuti anche da lontano per esservi vicini nel giorno più importante della vostra vita di cittadini. Quello che assumete con il vostro giuramento è solenne impegno di fedeltà, dedizione ed amore verso l'Italia, impegno che chi vi ha preceduto su questa strada ha saputo testimoniare con coraggio, saldezza di spirito e, ove necessario, anche a costo della stessa vita. Siate dunque fieri dell'atto che state per compiere, nella piena e serena consapevolezza che questi 10 mesi della vostra vita saranno certamente ben spesi, perché dedicati al superiore interesse della nazione. Sono qui con noi simbolicamente anche gli alpini provenienti da località coinvolte nel terremoto del centro Italia, colà inviati momentaneamente in licenza per aiutare i loro cari ed i loro compaesani. Il vostro contingente è dedicato alla memoria del soldato Forte Gaetano, che meritò la massima onorificenza e valor militare con la seguente motivazione. Reggimento, lì! Appartenente al fronte della resistenza, si prodigava senza sosta nella dura lotta clandestina contro l'oppressione tedesca, trasfondendo nei suoi compagni di lotta il suo elevato amor di patria e il suo coraggio. Incurante dei rischi cui si esponeva, portava a compimento valorosamente le numerose azioni di guerra affidategli. Arrestato dalla polizia nazifascista, sopportava stoicamente durante la detenzione le barbare torture ed affrontava serenamente la fucilazione, pago di aver compiuto il suo dovere verso la patria oppressa con l'olocausto della vita. Roma, ottobre 1943, marzo 1944. Reggimento, leggerò ora la formula del giuramento. Reggimento, giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri del mio Stato,
per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Alpini, artiglieri, genieri, trasmettitori, autieri del decimo scaglione 1997. Lo giurate voi? L'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti ad essere degni della gloria dei nostri api. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal cielo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendici forti a difesa della nostra patria, della nostra bandiera. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e proteggi i nostri reggimenti, i nostri battaglioni e le nostre compagnie. Amen. Cimento! Iniziando dal 5° Reggimento Alpini, gli anziani consegnano ai giovani le drappelle. 5° Reggimento Alpini, nec viar giusim. 6° Reggimento Alpini, più salgo, più valgo. 11° Reggimento Alpini, fulmineo come l'aquila. 5° Reggimento Alpini da montagna, sopra gli altri come aquila vola. 18° Reggimento Edo, dur per durà. Battaglione logistico Tridentina, con le opere e con le armi. Reparto comando e supporti tattici Tridentina, resisti. Drappelle a posto! Bianco sinistro! Drappelle avanti! March! Prende la parola il comandante della Brigata Alpina Tridentina, generale Luigi Rossini, che rivolgerà agli alpini un indirizzo augurale. Alpini del decimo scaglione 97, con il giuramento che avete appena prestato di fronte alla pluridecorata bandiera del vostro reggimento, siete entrati ufficialmente a far parte degli alpini e da oggi anche voi dovrete concorrere a salvaguardare le tradizioni delle truppe alpine che nella loro storia più che secolare hanno scritto mirabili pagine di eroismi, di sacrifici e di privazioni, in pace ed in guerra, ed hanno sempre dimostrato un impareggiabile spirito di corpo unito ad un encomiabile attaccamento al dovere e alle istituzioni dello Stato.
La società cambia, l'economia cambia, l'esercito cambia, ma gli alpini saranno sempre gli stessi, forti, pazienti, buoni, generosi. Saranno sempre pronti ad assolvere i compiti che vengono loro assegnati e ad aiutare chi ne ha bisogno. Siate fieri di appartenere a questa brigata, così ricca di storia e di tradizioni prestigiose. E voi, cari genitori, parenti, amici di questi alpini che hanno appena giurato, siate fieri di loro, di questi ragazzi che stanno impegnando 10 mesi della loro vita per concorrere a garantire uno dei beni più importanti che possa avere qualsiasi società, la libertà e la sicurezza. Siate altresì sereni, questi ragazzi sono in buone mani. I loro comandanti, dal caporale al generale, spenderanno tutte le loro energie per non far mancare loro niente, ma soprattutto per trasformare questi giovani in alpini veri, in alpini che riusciranno a conoscere e ad apprezzare la montagna e la sua gente, e si sentiranno appagati della fatica sostenuta, magari solo guardando il sorgere del sole dall'alto di un monte. Un grazie particolarmente sentito alle autorità intervenute e alle associazioni combattentistiche d'arma, che con la loro presenza, oltre a dare un particolare significato alla cerimonia, testimoniano l'unione che esiste tra gli alpini in armi e la cittadinanza di Merano, ma non solo quella di Merano, perché in qualsiasi posto fosse stata svolta questa cerimonia, autorità e parte della cittadinanza sarebbe stata presente per festeggiare con voi questo momento solenne. Poi ricordiamoci che tutti noi, ovviamente compresi gli alpini di leva, svolgono meglio il loro lavoro se si sentono aiutati dall'affetto delle popolazioni che le circondano. Da parte della Brigata Tridentina, grazie di cuore e un benvenuto caloroso a tutti presenti. Da parte mia assicuro a tutti, ed in particolare ai vostri genitori, la più completa disponibilità per aiutare chi ne ha bisogno, premiare chi se lo merita e far lavorare tutti. Con il più caloroso augurio di buon lavoro e di tanta serenità, concludo questo mio intervento per non ritardare ulteriormente l'abbraccio con i vostri cari. Tridentina avanti! La pluridecorata bandiera di guerra, accompagnata dalle note dell'inno nazionale, lascia lo schieramento. Reggimento! Sì! Lettere! Onori alla bandiera di guerra del 18° Reggimento Edolo! Thank you.
rendono gli onori finali al comandante della Brigata Alpina Tridentina, generale Luigi Rossini. Reggimento! Onori al comandante della Brigata Alpina Tridentina! Dello schieramento al comandante di battaglione. Metto e onore al comandante del 18° reggimento Edolo. Regimento Yang! Am! Regimento Ri! Uso! Il 18° reggimento Edolo ringrazia per la calorosa partecipazione ed augura una buona giornata.
vada, vada.